Ehi, hey, Lazzurro, ma io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome, episodio numero 89. Dopo aver pacificato la regione, ho mandato la legione a catturare la miniera di ferro, che aveva una piccola battaglia da compiere di quelle solite tra legioni, che ve l'ho skippata per vostra tranquillità, e così quella era l'unica cosa che ci mancava per la forgia di livello 3, che quindi adesso andrei a costruire con gran piacere. Anche perché la forgia di livello 3, ho aspettato voi per sbloccarla, dovrebbe darci gli upgrade delle armi, se non ricordo male, no? Oh, queste sono le armi che... Questa è quella equipaggiata da... C'era un... Un'indicazione in genere, altre volte, no? Già, questo è equipaggiato da, questo è equipaggiato da. No. Ah, upgrade, ecco qua, forse qua. Allora, le armi di tutti i pretoriani. Il Zeal's Bow. Upgrade. Adesso è il livello massimo. The fuck, ok. E perché lì... Ah, ok, questo è il livello. Era già un livello 2. Questa è equipaggiata da chi? Da me. E quindi vuol dire che posso upgradarla due volte. Ok, adesso il danno base è molto più alto. Questo è sempre equipaggiato da me. Non vedo perché non potenziarlo ancora. Questa è equipaggiata da Sineroth. Ci interessa quella di Sineroth. Quella di Bestia sì, ma è già a livello 3. Questo anche di bestia. È buona, però non è a livello epico o unico comunque. Magari ci chiedo come quella di tenere con Sidious e l'altro arciere. C'è quest'altro molto... molto grazioso. Più che altro abbiamo dei talismani che possiamo poter... possiamo... Ah, quindi questi sono di livello 2, livello A. Ma questo è livello 1. Ok, i talismani non sono upgradabili, forse. Non quelli che abbiamo. E le armature, invece? Ma questa è mia. Mi dà più resistenza... E più vita. Ma ne vale la pena. Sta più probabilità al critico. Questa è quella di Caeso. Sarei più che altro interessato a quelli di Calida, per esempio. Questo è il metto di bestia. Questo Era meglio il discorso delle armi. Però non so se ha senso tirare su di livello anche quelle che sono poi effettivamente non... Cioè, Pristine dovrebbe essere meglio che non Good e Unique dovrebbe essere meglio ancora. Ma, cioè, Unique in realtà è solo uno, non so se per forza è fico o meno. E che cioè, gridare un cosa solo good... Beh, però, questo ha senso, dai. Più danno.
Ci sta. E anche questa. Andiamo, dai. Questa è solo good. Questo è regular addirittura. Che ca... A Deianeira c'è solo uno scudo regular. Non abbiamo uno scudo migliore per Deianeira, ma è possibile? Good. Allora, questo è da me... Vabbè, ma gli altri chi se ne frega? Chi se frega? Possiamo fare dei pilum? No, perché ci mancano le cose. Possiamo fare dei bandage del... La roba. Ah, vinegar bandage è più potente. No, rimuove bleeding e veleno. Water jug, no. Più che altro. Ma possiamo fare. Sì, possiamo fare delle picche uniche eccezionali. Questa l'abbiamo già fatta. Arco di livello 3. Ah, potrebbero uscire, cioè Pristine come qualità, ma... Chissà come escono, cioè ha delle robe. Ma quelli Unique sono meglio. Più che altro abbiamo uno scudo fico per Deianeira, se no ce lo craftiamo davvero a questo punto, visto che siamo qua. Party management, inventory, Deianeira. Perché c'è uno scudo così scrauso, un regular? Weapons. Uno scudo pristine. Fa meno danno critico ma più resistenza. E poi te lo potenzio. Riesco, se no qua una Aspis 3 com'è? Abbiamo un Aspis o un Clipeus. O un Logacos. O uno Scutum. Otto, sei, sette, sei, sette. Otto, nove, undici, dodici, otto, nove, undici. Questi due sono identici. Anche questo, l'unico che cambia è lo scutum. Che fa meno danni ma ha più resistenza. Vabbè, tanto noi non lo usiamo per fare danni, è con Deianeira. Proviamo a craftare uno scutum e poi si vedrà. Possiamo anche modificarli se fare, tra l'altro. No applicable charms. Quindi ce ne sono alcuni che possono avere dei... sì, allora assegniamo qualcuno alla forgia, mettiamo lui alla foundry e usciamo così almeno facciamo lavorare la gente. Facciamo lavorare i treni. Dato che io temo di avere ancora problemi in internet. Porca miseria, sto cavolo di posto con l'internet peggiore dell'universo. Allora. Manderei. Ah no, stanno già andando da qualche parte. Facciamo che noi ci facciamo una passeggiata qua.
a raccogliere un po' di cosine. Tanto si è fatto male qua a un attimo dal... va bene. Un osservatorio, tipo, allora, dai che prendono la farm. Sì, era un osservatorio. Ma c'è una cassa qua, andiamo prima a prendere la cassa qua. Qua cos'è che hanno? Quindici medicine, no? Andate a prendere l'altra farm. E noi come gruppetto andiamo a prendere quella roba là. Ma intanto comunque la Frorum che cavolo sta facendo? L'ha presa. Sta tornando, ok, sono andati a prendere la pappa e poi stanno tornando. Bene. Ah, però dicevo, possiamo anche lasciarli tranquilli un attimo, abbiamo 1527. Andiamo qua. Tanto che la Victrix torna e poi torniamo anche noi. Take. No, quello è un pozzo per cui ci conviene andare direttamente qua. Speriamo che abbiano finito la forgia e le cose. Non ho fatto caso purtroppo al messaggio che ci stava dicendo. Lui spero effettivamente che abbiano finito di fare la forgia e le cose. Così poi mandiamo via la legione direttamente. La mandiamo ad attaccare la prossima zona, così almeno siamo a posto. Ah, noi dovevamo andare a Memphis, mi stavo dimenticando di questo. Ok, Scutum 3, com'è uscito? Più danno base. Ma perché? Vediamo se possiamo fixarlo. Il danno base non me ne faccio niente, non lo uso mai lo scudo per attaccare. Soprattutto con Dea Neira, poi. Allora, scusami, ma... Modifica. Oh, lo scudo... che mi hai appena fatto, scritto Scutum 3. Ma può solo avere il... Vabbè, oh, fa schifo, mi sa. Perché... Che se ne fa Dea Neira di quello? Party management. Inventory, sì, ci ha dato della robina. Dea Neira, questo ti piace di più? Sì, è molto più forte. E allora glielo mettiamo. Buono. C'è anche un elmo migliore. Scusa, questo è un regular, questo è un good. Il regular va meglio. Che cavolo? Perché? Che cavolo di regular abbiamo trovato? Ah, perché questo è un good ma è di livello 1. Facciamone un upgrade di questo. Lui c'ha un... un regular soltanto? Caeso? Questo scudo non è meglio? Vabbè, lasciamo qua per ora, tanto oh, ci abbiamo... Non c'è il tizio... Ah, abbiamo... Però il tizio da far curare, porca miseria. Lui si è fatto male. Dalla tenda del legato non dovremmo aver bisogno di niente. Oh, qua possiamo. Allora, la cosa che mi interesserebbe di più è questa, però mi sa che ci vorrà un po'. Per l'infermeria più potente ci conserve due tannery e una farm. Mentre invece qua ci servono le tannery. Sì, ci serve una tannery, per cui no, meglio aspettare un attimo. Perché l'infermeria è quella proprio che viene usata di meno. Per cui l'arsenale, il lavacro. Sono più importanti, poi andrei sulla Imperator e sulla Storehouse e poi tutte le altre cose. Per cui, tu sei... no, figurati. Però se non altro le abbiamo dato un buono scudo a Deianira adesso.
Anche perché poi siamo pieni di tutte quelle risorse perché le raccogliamo sempre ma non le usiamo mai. Allora, ah, non abbiamo refillato la legione. Vabbè, spero che basti. Tutti abbastanza scarsini. La manderei qua per prendere la zona. Meno così siamo sereni mentre andiamo a Menfi. Già che gli altri non stanno facendo niente, gli afrorum perché non ci stanno dicendo nulla. Vai qua, afrorum, e prendi dalla pappa. Noi invece che facciamo? Come questo cos'è che abbiamo? Che dobbiamo incontrare la tizia. Però effettivamente ha senso incontrarla dopo aver fatto la... ok, ci sono gli roditori che ci tolgono. Beh, 5 razioni su 1500 non è comunque una cosa troppo problematica. Sarebbe un problema se spariscono in proporzione come... Vi ricordate su Expedition Conquista, non so quanti di voi l'hanno seguito, c'era l'ultimo achievement da prendere, quello delle 50.000 monete, che i furti avvenivano in modo proporzionale al denaro che c'era. E c'erano tipo 4 giorni di viaggio per spostare il denaro, e se per caso capitava quell'evento di notte dovevo ogni volta ricaricare, perché in pratica sparivano 15.000 monete, una roba senza senso, perché era proporzionale appunto al... Oh mannaggia, hanno un survival chance molto basso. Vorrei su questo, proviamoci. Which formation shall we use? Dobbiamo tirare su quello scudo per forza, ma non abbiamo modo. Chiamo enemy manpower. Alicite hostis in infamata mamitium accium. Battle is joined. How shall we proceed? No, i neni no. Tutti ci tolgono lo scudo. Vai su questo. For the world, siamo comunque 6.000 persone contro 738. Cioè 6.000 di forza contro 738. Andai su questo. Ricevete et allunate. Mareu. Faremo il recovery dei legionari. Dai, così non ci sono morti troppi alla fine. Un po' di soldini, non male. Schiavi, buono, che questi valgono più che non tutto il resto. Ok, pacificazione primo spilus. Quale sarà quella pacificazione qua? Non è dato saperlo. Stiamo muovendo, sì, non era assolutamente chiaro. Allora, la Frorum è andata a fare di nuovo caccia. Ma guarda che se clicco su quelle mi torna subito. A saperlo, quanto mi... Oddio, che glitch. Vorrei c'è il colore rosso. Rientriamo, vediamo un attimo.
Così intanto recuperiamo il tizio malato, che spero che non sia più malato in questo momento. E niente, poi diciamo che ci salutiamo qua, perché la pacificazione mi sa che la facciamo nel prossimo episodio e vediamo un po' che succede poi. No, allora il mercato non mi dice niente, mi ha dato di nuovo. Outpost Management, il tizio non è più in infermeria, che è una buona cosa. Ah no, con i tuoi pretoriani, Good night. per cui non dobbiamo fare niente qua, eh. Chi è qua? Ah, è Sine Rosso, ok. Sì, lasciamo l'area. Perché un po' buggato forse? I tuoi legionari, ma cosa dobbiamo fare con i legionari per pacificare l'area? No, con i tuoi pretoriani. Che sono i miei omini di qua. Ma boh, vabbè, lo scopriremo nel prossimo episodio. Detto questo, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivetevi perché non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata. Ma che sta succedendo?